ecco, a proposito invece del Daspo ai tifosi, cosa ci puoi dire? A proposito del Daspo ai tifosi, che posso dire che è una situazione un po' paradossale, perché un comportamento che non ha nulla di violento è stato sanzionato, non si sa bene perché, perché poi ripeto, siccome ci sono dei filmati, fatti peraltro girati dalla stessa polizia di Stato, e siccome a quella manifestazione di violenza erano presenti un centinaio di persone e nessuno si è minimamente spaventato o anche soltanto incuriosito, è stata una conversazione vivace finché si vuole, ma su questo non c'è il minimo dubbio. I toni non sono mai stati minacciosi, si fa fatica a capire il perché di questo Daspo, o meglio, probabilmente si capisce che fra l'episodio avvenuto alla presenza di alcuni agenti di polizia e i successivi DASPO che sono arrivati un paio di mesi dopo, più o meno, qualcuno ci ha messo lo zampino. Evidentemente bisognerà agire e fare in modo che le autorità capiscano che lo zampino che questo qualcuno ci ha messo non ha nessun fondamento, e credo che si possa dimostrare. Credo che sia poi come dire, un compito non agevole, perché purtroppo in queste situazioni non è mai agevole. Il tifoso è sostanzialmente un soggetto con veramente diritti ridotti al minimo termine. Però, insomma, in un caso come questo si può sperare di risolvere la situazione in tempi mediamente brevi, cioè comunque quantomeno di accorciare l'attesa di questi ragazzi che giustamente patiscono l'assenza dello stadio.